Ringrazio Lega Ambiente per aver voluto intitolare il rapporto Ecomafia del 2023 al giudice Giovanni Falcone. Ringrazio Lega Ambiente per il lavoro fin qui fatto. Confermo e sostengo con forza la necessità di inasprire le pene sui reati ambientali. Questo lo dobbiamo fare innanzitutto per infliggere una botta senza nessun infingimento alla criminalità organizzata, che con il traffico illecito dei rifiuti continua a confermarci il famoso follow the money di Giovanni Falcone. A lui e a tutti coloro i quali hanno combattuto e ancora in questi giorni, in questi anni, combattono il traffico illecito dei rifiuti, noi dobbiamo questo impegno. Presidente, prevenzione e presidio sui territori, nei comuni soprattutto, sono questi i temi che lei ha toccato nel suo intervento. Sì, ho avuto la curiosità di andare a vedere alcuni dati che mi hanno sorpreso fino ad un certo punto, dati che ci dicono che sono 42 i comuni negli ultimi 10 anni che sono stati sciolti per mafia proprio a seguito di infiltrazioni della criminalità organizzata nel traffico illecito e nei danni ambientali. La nota questione della terra dei fuochi che portò alla confisca di 222 milioni di euro ad alcune aziende che sono state condannate in via definitiva per traffico illecito è stato confermato dal Tribunale, dalla sezione delle misure preventive di Napoli, e questo è una notizia importante per i cittadini che lì tutti i giorni combattono con drammi che derivano da quel traffico illecito, cioè l'incidenza importante di tumori. Anche perché rischiava di andare vanificato tutto il lavoro fatto. Esattamente.